l'idea di realizzare delle linee guida nasce dal fatto e dalla consapevolezza che oggi non c'è una cultura diffusa sull'argomento dell'edilizia in legno e quindi fosse necessario dare un contributo anche minimo a chi approccia inizialmente a questo argomento per opere private o pubbliche. Relativamente alle guide, questo è un primo passo che prevede un documento in formato elettronico con 144 pagine di approfondimento più una guida rapida stampata che potrebbe essere di più facile approccio e più immediato per magari prendere subito visione di quelli che sono gli argomenti principali per una corretta progettazione e realizzazione di un'opera. Possano essere diffuse anche in formato elettronico, ovviamente in maniera più semplice, a tutti i comuni italiani, questo per permettere anche a società e operatori come Forest e tante altre che ce ne sono in Italia di avere la possibilità di interloquire con soggetti che già sanno che quella struttura legno come struttura portante può essere un'opzione in alternativa al classico. Anche il tema dell'altezza di cui parlavamo prima è stato sviscerato dal punto di vista normativo, per cui dal DPR 380, il testo dell'edilizia, in cui si diceva che per edifici in legno di 4 piani, da 4 piani in su si doveva chiedere il parere preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il decreto Salvo Italia del 2011 dice che per tutti gli elementi materiali presenti nelle norme tecniche è possibile realizzare senza il parere preventivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Finalmente di nuovo riusciamo a costruire nella maniera corretta con il legno. Legno che è stato forse bistrattato negli ultimi 100 anni forse, in maniera forse anche ingiusta.